Sai cosa sono le soft skill e le hard skill? Te lo racconto in questo video. Ciao, sono Massimo Perciavalle, il coach del lavoro e della carriera, fondatore di Make It So, formazione e consulenza. Il mondo del lavoro richiede oggi sempre delle competenze più specifiche. In particolare, possiamo dividere le competenze in hard e soft. Le hard skill sono le tue abilità tecniche che si applicano a compiti e attività specifiche, quindi possono rappresentare anche le conoscenze specifiche di procedure oppure di saperi particolari. Ad esempio, facciamo degli esempi pratici. Le hard skill possono rappresentare la conoscenza, per esempio, di un linguaggio di programmazione e quindi anche il saper programmare. Oppure possiamo rappresentare le hard skill nella conoscenza, per esempio, musicale delle sette note, ma anche il fatto di poterle mettere insieme in una composizione musicale. Le soft skill invece rappresentano le tue capacità interpersonali ed anche le tue abilità cognitive. Infatti possiamo distinguere le abilità interpersonali in abilità comunicative, capacità di collaborare in gruppo con gli altri, capacità relazionali. Nelle soft skill rientrano anche le tue abilità cognitive, come l'elaborazione delle informazioni, l'analisi dei dati oppure la risoluzione dei problemi, che rappresenta oggi una delle soft skill maggiormente, diciamo, richieste nel mercato del lavoro. Differentemente dalle hard skill, le soft skill si definiscono trasversali, cioè possono essere applicate anche in un campo diverso, in un settore diverso da quelle per cui sono nate, mentre le hard skill sono molto specifiche e molto tecniche. Come puoi migliorare queste competenze? Per quanto riguarda le hard skill, puoi studiare, informarti oppure formarti, quindi partecipare a dei corsi di formazione che ti permettono appunto di arricchire le tue conoscenze. Per quanto riguarda invece le soft skill, quindi le tue capacità interpersonali, puoi sì partecipare anche a dei corsi specifici, ma la cosa migliore è mettersi in auto-osservazione e quindi porsi come obiettivo quello del miglioramento appunto di queste capacità. Anche i feedback degli altri, quindi i consigli che possono darti le altre persone, sono molto importanti per porti appunto degli obiettivi di miglioramento che riguardano soprattutto te stesso e i tuoi comportamenti nei diversi contesti di vita e di lavoro. Ogni ruolo lavorativo richiede lo sviluppo di compiti specifici e quindi di competenze che vengono definite nel mercato del lavoro distintive. Quindi in alcuni lavori, in alcune professioni possono essere distintive le conoscenze tecniche e l'applicazione di queste conoscenze. Facciamo un esempio, il contabile, ad esempio, deve conoscere bene la sua materia amministrativa e deve saper fare, ad esempio, dei bilanci, quindi sapere e conoscenze e applicazione tecnica. Ci sono altre attività in cui invece le soft skill sono più rilevanti perché appunto la capacità interpersonale di mettersi in relazione con l'altro diventa fondamentale. Facciamo un esempio, mi viene in mente un venditore, un commerciale che deve appunto proporre il suo prodotto. Sarà importante sì la conoscenza di questo prodotto, ma è ancora più importante come questo lo propone al suo cliente, quindi le sue capacità comunicative, il suo modo di ascoltare e di mettersi in relazione con il cliente, di sentire i suoi bisogni oppure anche la sua capacità negoziale. Queste sono appunto delle soft skill molto importanti per questo tipo di figura. Hai compreso adesso la differenza tra soft skill e hard skill? Sai come migliorare queste competenze e quindi anche come valorizzarle al meglio. In bocca al lupo!